E cominciamo subito dando il benvenuto alla vicepresidente del gruppo al Senato, la senatrice Laura Garavini. Accogliamola con un applauso. E oltre ad essere nostra vicepresidente del gruppo, perché sapete che noi di Italia Viva abbiamo in tutti i ruoli, diciamo, di responsabilità nel partito, nei gruppi parlamentari, sempre una condivisione tra uomo e donna delle responsabilità, quindi al Senato abbiamo capogruppo Davide e vice capogruppo Laura, alla Camera abbiamo invertito ovviamente, ma siamo squadre che lavorano insieme, Camera-Senato giorno dopo giorno, e Laura è, molti di voi la conoscono bene, eletta alla circoscrizione estero Europa, ma soprattutto è anche la nostra responsabile Europa per il partito, per Italia Viva. Laura, a te. Grazie Maria Elena, grazie Davide. Ciao a tutti. Sapete com'è che negli ultimi 10 anni quasi 2 milioni di italiani se ne sono andati all'estero? Il che vuol dire 2 città, Milano e Torino, messe insieme ogni anno partite per l'estero? Beh, è chiaro che i motivi sono tanti, però proprio da chi all'estero ci vive, sono convinta che uno dei motivi che più spinge spesso tanti giovani e tante donne ad andarsene dall'Italia è il fatto che lì riescono a vivere meglio, riescono a vivere in modo più facile e soprattutto riescono a coniugare lavoro, carriera e famiglia. È ciò che è successo anche a me circa 30 anni fa. Ero donna, giovane, straniera, mamma, e sola, non è che avessi parenti, amici o una rete che mi stesse attorno, che mi sostenesse. Beh, nonostante questo, tutte le volte in cui ho cercato da lavorare e l'ho voluto fare anche da mamma, mi sono state date là, nel cuore dell'Europa, opportunità di lavoro e di carriera. Ecco, proprio questo. Queste ragioni sono state quelle che mi hanno indotto prima a scegliere di continuare a vivere all'estero e soprattutto poi mi hanno indotto a fare politica, perché il mio obiettivo era esattamente quello di rendere anche l'Italia un paese così, che dia opportunità di lavoro, di carriera, ma anche della possibilità di fare figli, anche appunto a donne sole, a donne magari anche straniere. Beh, io sono orgogliosa di dire, con il voto di un paio di giorni fa alla Camera, con il voto dell'assegno unico, noi siamo nelle condizioni di far fare all'Italia un passo avanti straordinario, proprio in questo, proprio per rendere la vita più facile, soprattutto a giovani donne, anche a giovani donne che vogliono mettere su famiglia. Ed è motivo di grande orgoglio. Perché questo è proprio frutto del nostro lavoro, è proprio frutto di Italia Viva, è proprio frutto della nostra ministra, ma anche di un partito che ha voluto mettere sempre al centro del proprio agire politico esattamente questo, rendere il paese un paese accogliente, dare opportunità anche a giovani, giovani donne, giovani famiglie di poter fare carriera da un lato, di poter lavorare, ma anche di mettere al mondo figli in un paese che, come sappiamo, ha così grandi problemi rispetto alla natalità. E allora, politiche per giovani, politiche per donne, fare politiche per le donne significa sì fare il bene delle donne, ma significa anche fare il bene del paese. E con Italia Viva abbiamo un partito che mette tra le proprie priorità esattamente questo. Buon proseguimento, buon lavoro.